Sforzo di comunicare il mio pensiero, però se vi avvicinate un pochino è meglio, in quanto per un contrattempo non possiamo usufruire dei microfoni. Spero che possa giungere la mia voce fino alle ultime file. E quindi voglio iniziare questa toccante cerimonia ringraziando innanzitutto la benemerita arma dei carabinieri. Cioè è il mio ultimo pensiero come sindaco, ma è un ricordo indelebile della benemerita che è stata di supporto in tutti questi anni, sia nei miei 10 anni precedenti che in questi ultimi 10 anni, la benemerita sempre presente, e già la loro presenza dà sicurezza, dà fiducia a tutta la cittadinanza. Poi voglio ringraziare la NAI, nel presidente Giacinto Lorello e in tutti i collaboratori che si sono alternati oppure che sono rimasti durante questo periodo. Voglio ringraziare la Proloco per quello che ha fatto anche in quest'ultimo scorcio di tempo, le banderine qui, poi nella,
nella palestra che andremo a inaugurare da qui a poco. La Proloco è stata sempre, diciamo, ha sempre collaborato in modo disinteressato, ma con entusiasmo. Voglio ringraziare naturalmente per questa giornata il dipendente comunale, la dottoressa Spirito Fiorina e il dottor Salvatore Paonessa, che, diciamo, malgrado il bilancio è quello che è, però hanno reperito, diciamo, le risorse economiche per fare queste belle manifestazioni e per dare un giusto riconoscimento e un ricordo a chi per la patria è morto. Naturalmente il ringraziamento va a tutti i dipendenti, perché insomma, si sono dati da fare in questi giorni per dare decoro pure alla villa, al monumento. Naturalmente permettetemi che un saluto particolare va a Giuseppe Spano. Non so dove sia. Sono qua. Datemi della... Abbiamo stabilito, visto che è stato assillante in questi anni, vero, che appena gli diamo un piccolo riconoscimento sparirà per un mesetto. Vado in ferie. Per un mesetto se ne andrà in Sardegna, con la speranza che la nonna sardo, non faccio qualche scherzo, no? Complicato. E noi vogliamo darti un piccolo riconoscimento, sapete. Anzi, questo... Forse il primo. Secondo. Questo riconoscimento te lo vuole dare il vice sindaco, il candidato a sindaco, perché mi diceva, cioè, no, permetti che lo faccia io, perché l'ho avuto insieme da tanti anni. E dice, tu no, voglio essere io a dare questo riconoscimento per quello che ha fatto, ma anche un attestato d'amicizia per gli anni che sono andati. Sì, grazie, grazie al sindaco e grazie a tutti quanti voi per essere intervenuti. Grazie anche alle scuole per la loro presenza. Se oggi nella nostra comunità i caduti di Nassiriya sono ricordati e c'è una targa per la loro memoria e per il loro ricordo, gran parte di questo merito è per l'ex carabiniere Giuseppe Spano, al quale noi come amministrazione vogliamo dare questa targa per tutto il lavoro che ha fatto. I saluti li ha fatti il sindaco. Io volevo dire soltanto una cosa, visto che parliamo dei caduti di Nassiriya. Il 12 di aprile del 2003 purtroppo è stata una data tristissima per noi, perché a Nassiriya, come ben sapete, oltre ad essere caduti 15 carabinieri, sono caduti anche 4 militari, 2 civili e poi sono caduti complessivamente in Iraq 25 persone. Queste persone, soprattutto i carabinieri, ma a tutte le forze dell'ordine, evocano in tutti quanti noi il senso dello Stato. Erano andati in Iraq certamente non per fare la guerra, perché come tutti quanti sappiamo l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli, questo lo dice la nostra Costituzione. Erano andati, e questo fa grande onore a noi italiani, alla nostra comunità, ma soprattutto all'Arma dei Carabinieri e all'Esercito, erano andati in quel paese per portare e per lavorare per la pace, perché la situazione di quei paesi ancora oggi, specialmente in Afghanistan, in Iraq, in Siria, è una situazione terribilissima. E questo, diciamo, questo aspetto va sottolineato, e va sottolineato come il valore della libertà, va sottolineato in tutte le sue forme, nella accezione più pregnante, soprattutto a partire dalle scuole. Quindi noi ringraziamo Giuseppe Spano perché poi la memoria, il ricordo è sempre un insegnamento per tutti quanti noi. Ringraziamo Giuseppe Spano, ma soprattutto ex carabiniere, e soprattutto i carabinieri che sono caduti e gli altri militari che sono caduti per la patria, per l'Italia. Ed è bello, perché questo rafforza tantissimo il senso della comunità, vedere in una manifestazione, rafforza il senso di italianità, vedere in una manifestazione il nostro tricolore. Questo a Giuseppe Spano, con un ringraziamento particolare
per il lavoro che ha fatto e anche per le seccature che ci ha provocato. Poi un altro riconoscimento. Vedo che c'è il sindaco di San Pietro, si sente la mia voce, no? Si sente, ok. E un altro ringraziamento lo faccio a nome della cittadinanza, a nome dell'amministrazione comunale, al signor Tolino Gallo Mario. Non a caso abbiamo fatto questo, diciamo, abbiamo introdotto questo riconoscimento, perché è strano, i morti della Seconda Guerra Mondiale sono nostri, però chi ha fatto la ricerca, chi ha approfondito, è stato un cittadino di Cleto, ma che non è di Cleto, che è spano. E la stessa cosa per quanto riguarda il signor Forno Gallo Mario. Lui ha fatto una ricerca veramente certosina, ha raccolto tanta documentazione che riguarda la vita dei nostri predecessori nei tempi dell'Ottocento, Settecento, cioè la vita di questo borgo nei suoi vari aspetti, negli aspetti di tutti i giorni, del lavoro, della fatica, della speranza. Quindi non siamo riusciti però a tradurlo tutto, perché è scritto con quel italiano particolare. E la signora che si era cimentata purtroppo è andata via. Ma io sono a disposizione se eventualmente volete continuare, perché ho pubblicato oltre al vostro quello di Serrastretta, quello di Falerno e quello di Castiglione, quindi siamo al quarto catasto del metà 1700. E infatti mi domandavo, ma quale sottile legame può unire a Cleto questi due personaggi che di Cleto non sono? Quindi ci sono cose, diciamo, ci sono, diciamo, attitudini, sensibilità che vanno riconosciute. Naturalmente voglio un ringraziamento particolare, un augurio voglio fare al signor Preside, il dirigente scolastico, il professor Cavallo, che da settembre guida il nostro istituto, il nostro plesso veramente, perché noi facciamo parte di Campo San Giovanni. E anche se non compariamo lì, ma prima o poi mi affido a lei, in modo che ci sia, in modo che possa essere chiamato l'Istituto Comprensivo Campo San Giovanni, Aiello, ma anche Cleto, perché Cleto, diciamo, ha pari dignità rispetto agli altri e ci teniamo molto alla nostra autonomia e alla nostra attenzione verso la scuola. Non posso che ringraziare, me lo permettete, la professoressa Mannarino. Un applauso alla professoressa Mannarino, che oggi la vedo qui con me. La professoressa Mannarino è stata il mio braccio destro quando dirigevo l'Istituto Comprensivo di Belmonte. Poi l'abbiamo avuta qui come responsabile di plesso e adesso in silenzio, con molta umiltà, ecco, è lì in fondo per partecipare. Compartecipare con noi ad eventi particolari. Vedo di fronte il diacono, tutto vestito di bianco, che ringraziamo per essere venuto, perché adesso ci benedirà. Anche lui è stato bello collaborare con il diacono quando faceva il festa da Pio Freddo. È un piacere vederlo, anche se per poco tempo, nel nostro borgo medievale. Grazie. Quelli che hanno lavorato in questi giorni, se lavorassimo tutti così tutti i giorni saremmo rovinati. Quindi ringrazio prima di tutto Pontieri Michele, ottimo consigliere. Tipo calabrese, silenzioso, tenace, lui è il braccio, noi appena appena la mente. Voglio ringraziare a Candido Giuseppe, ha fatto un lavoro molto bello lì in fondo, il famoso, Peppe Giorgio, merita questo, sì. Merita questo. Giannuzio Eugenio, che ci ha dato il suo contributo per la compagnia.
naturalmente spinto da Franco Giannuzzi, il presidente, l'ha spinto pure. Poi un ringraziamento va, non lo vedo, però va a quel giovane che volontariamente ha lavorato in questi giorni, a Russo Daniele. Ringrazio pure, lo devo fare, se no insomma ci sono problemi in famiglia, a Caputo Giovanni. E poi un pensiero va a Marica Plastica, la veniamo sempre davanti, sempre che lavora, sempre che si arrampica per le bandierine, alla signora Russo, un'altra che da serra però si sta prodigando al credito, ha visto che siamo scarsucci, che ci sta dando la mano. Tutti i consiglieri un grazie, a tutti i consiglieri un grazie. Cesare. No, la musica mi piace. È importante. Sinceramente voglio dire questo, ripeto, scusate la voce. Quando una guerra si vince, il popolo esulta ed erige monumenti. Quando invece una guerra è perduta, il popolo piange e a volte gli eroi morti in guerra hanno un posto speciale nel cuore di qualcuno. Però si tende ad oubliare tutto, si tende a dimenticare tutto. Come è successo per la seconda guerra mondiale. Si è conclusa, come tutti quanti voi sapete, con un disastro. Il 10 giugno del 40, Piazza Venezia era piena, una folla oceanica riempiva quella grande piazza e tutti gli occhi erano fissi verso il balcone di Palazzo Venezia, da cui si affacciò poco dopo Mussolini, annunciando al mondo, al popolo, che erano state consegnate le dichiarazioni di guerra all'ambasciatore francese. La folla esplose, forse non sapeva, non poteva immaginare quello che sarebbe successo nel futuro. Si rivolse anche ai soldati perché facessero come sempre il loro dovere, ai soldati di terra, come disse lui, cioè all'esercito, ai marinai e ai soldati dell'aviazione. Iniziò così una guerra che tanto male ha fatto l'Italia. In un primo tempo sembrava che tutta l'Europa si inchinasse di fronte alla potenza italiana e di fronte alla potenza pure tedesca guidata da Hitler. Poi purtroppo l'amara realtà sopraggiunse nelle distese gelate della Russia, quando il popolo russo iniziò la controffensiva. Poi ci fu la battaglia, io dico soltanto l'essenziale, è chiaro che non voglio annoiarvi, la battaglia di Al-Alamein, dove si giocò il tutto per tutto e i soldati italiani si batterono con grande forza, però furono sopraffatti. Il loro eroismo fu tale che anche i vincitori, cioè gli inglesi, resero onore al valore di questi soldati che, mal vestiti, avevano combattuto fino all'ultimo per onorare il tricolore che sventolava in quel deserto lontano. E poi ci fu l'invasione della Russia e della Sicilia, l'armistizio di Cassibile firmato il 3 settembre ma reso pubblico l'8 settembre. Tutti pensavano che la guerra fosse finita, invece continuò ancora la guerra fra gli alleati che salivano la penisola e l'esercito nazista che aveva era pure in tutte le parti dell'Italia, specialmente il centro settentrionale, spalleggiati dai soldati della Repubblica Sociale comandati da Benito Mussolini. La pace poi arrivò, anzi dopo l'armistizio, poi arrivò il 25 aprile con la pace per l'Italia,
poi seguì l'armistizio, la pace senza la resa senza condizioni della Germania. A settembre ci fu anche la resa del Giappone, che faceva parte della triplice. Naturalmente in quelle circostanze, questo non per giustificare i sindaci che mi hanno preceduto, però in questa situazione di sbandamento generale, di fame, non si pensò ai monumenti, perché si moriva di fame. Il primo presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, venne mandato appunto negli Stati Uniti per chiedere aiuto, perché c'era già in atto quasi uno scontro tra i comunisti di Tito e, diciamo, la popolazione italiana. Quando partì per gli Stati Uniti, Alcide De Gasperi aveva un cappotto logoro, l'ha toppato, e quindi gli prestarono un cappotto per andare negli Stati Uniti. Quello era un presidente del Consiglio, però non aveva neanche un cappotto degno. Quando arrivò negli Stati Uniti, naturalmente il presidente offrì l'aiuto militare, dice: ti mando un esercito, ti faccio dare una mano per frenare questa ondata comunista. E lui con molta umiltà disse che non aveva bisogno di carri armati né di altri mezzi. Lui aveva bisogno di farina, di pane, per il popolo italiano che moriva di fame, appunto. E quando andò poi a Parigi e si rivolse agli altri, disse che non aveva titolo per parlare, perché era un uomo sconfitto. Contava soltanto sulla benevolenza dei vincitori e cercò di difendere almeno la dignità del nostro popolo. Ora questo monumento quindi ci voleva, il ritardo non è certamente colpa di chi ci ha preceduto, e che gli eventi poi sono così. Ma prima che la polvere del tempo possa cancellare l'ultima memoria, vogliamo che a quelli che verranno giunga un eco di memoria di chi ha saputo lottare e ha saputo morire per difendere questo nostro tricolore, per difendere l'Italia. Adesso il signor Diacono si avvicina e benedice. Questa targa al signor Foleno Mario, Gallo Mario, gliela voglio dare io personalmente, perché ha fatto di tutto per rintracciarmi e poi mi ha consegnato questo bel documento di incalcolabile importanza, perché ci fa conoscere e condividere il sacrificio di chi ha vissuto prima di noi in questo meraviglioso borgo. Grazie, signor. Grazie a voi, grazie a voi per avermi voluto omaggiare. C'è la storia di tutti, c'è tanti storici, quando rinvengono in qualche documento ne fanno un tesoro, una qualcosa di personale, di segreto. La storia va diffusa, la storia deve essere data alla gente che la studi, che ci sono le origini, ci sono le radici, e le radici non bisogna dimenticarle. Grazie ancora. Grazie a voi. Se permettete, adesso leggerò uno per uno il nome dei caduti. Loro non rispondono presente, non possono, però sono presenti in ognuno di noi. Anselmo Pietro, Bernardo Cidio Carmine, Bernardo Cidio Francesco, Giulietta Guglielmo, Falcone Giacomo, Furano Giuseppe, Furano Riccardo, Gagliardi Giuseppe,
l'Insaldovino, Lepore Michele, Longo Santino, Magnone Giovanni, Marrello Antonio, Marrello Eugenio, Massimilla Paolino, Milito Benzio, Milito Canzio, Milito Eugenio, Montemurro Mario, Montuoro Giuseppe, Montuoro Leopoldo, Nicoletta Paolino, Pavesi Ezio, Perri Angelo, Policicchio Francesco, Vairo Mario, Volpe Luigi. Noi abbiamo scritto che mancò la fortuna, non il valore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia. Aiutiamo i nostri fratelli, sottomettendo il nostro corpo alla sua legge. Ci rendiamo idoni ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero che offre una pausa di distensione allo spirito e la opportunità di esercizi per il corpo è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci rende più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Fratelli e sorelle, benediciamo Dio Padre che ci dona la pace, la carità, la fede in Cristo Gesù nostro Signore. La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedono per noi Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Ripetiamo insieme: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondono la sua millenaria civiltà e concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governatori,
governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenta ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovono con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Benedetto sei tu, Dio Padre. Benedetto sei tu, Dio Padre, sorgente di speranze di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e i governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Dei caduti di Nassiria, la base maestrale. Pietro Petrucci, Domenico Intravaia, Orazio Maiorana, Giuseppe Coletta, Giovanni Cavallaro, Alfio Ragazzi, Ivan Ghitti, Daniele Ghione, Enzo Fregosi, Alfonso Trincone, Massimiliano Bruno, Andrea Filippa. A questo va fatta una menzione perché è stato il carabiniere che è riuscito ad uccidere i due terroristi, altrimenti il camion sarebbe entrato nella caserma, nella base, e avrebbe fatto una strage ben più grande di quella che ha fatto. Quindi Andrea Filippa, Filippo Merlino, Massimo Cucciello, Silvio Olla, Emanuele Ferraro, Alessandro Carrisi, Stefano Rolla e Marco Beci.